Nell'anno 1949, un uomo di nome Bruno Gröning suscita un gran clamore intorno a sé. I media lo definiscono un guaritore miracoloso. Migliaia si rivolgono a lui da tutta la Germania. Sempre più spesso giungono notizie di nuove incredibili guarigioni. Persino coloro che sono stati diagnosticati incurabili giurano che egli possieda una forza guaritrice. Per alcuni è un messia, per altri un ciarlatano. Oggi ero a Rosenheim, al Trabajo. Non ci crederai, c'erano migliaia di persone. E quel Gröning che parlava... Oddio, Gröning, ancora con questa storia. Tantissimi ammalati, su sedie a rotelle, barelle. E poi tutto d'un tratto alcuni si sono alzati. Non smettila. Una delle persone che giacevano sulle barelle si alzò e disse: sto bene, sto bene. In quel momento la paralisi era scomparsa. Avvenne tutto nell'arco di mezz'ora. In quel momento provai a muovere il braccio, che era immobile da anni, e il braccio si raddrizzò. In quell'istante tutti i dolori erano scomparsi. Era qualcosa di completamente diverso da ciò che avevo conosciuto fino a quel momento, tanto che non sapevo dove collocarlo. Poco tempo dopo, l'ordine dei medici si dichiara scettico di fronte a questo fenomeno. A Gröning viene imposto un divieto a operare guarigioni. Malgrado il divieto, arrivavano da lontano sempre più persone in cerca di guarigione. Le persone che avevano un disturbo fisico o mentale facevano sempre più pressione sulle autorità. Gröning viene accusato di aver esercitato la professione medica senza autorizzazione e di aver pertanto violato la legge sui naturopati. Le notizie si rincorrono quando si viene a sapere che sarebbe stato sottoposto a processo. Si innesca una vera e propria disputa tra medici sul fenomeno Gröning. Non si riesce a classificare gli eventi. Gröning ripete sempre che Dio è il più grande medico e che non esiste l'incurabile. Per lui conta soltanto il comandamento dell'amore per il prossimo e la consapevolezza di non ascoltare gli uomini, ma solo Dio.